ipotizzare che ci sia in Abruzzo una situazione di particolare pericolo da non dover tenere conto né dell'anticipo della cura né dei dati che abbiamo portato e non scontare di un giorno perché magari si ha il timore di litigare con qualche presidente di regione a cui non è stato fatto lo stesso sconto, senza tenere conto però della differenza dei giorni, perché un conto è tenere chiuso il commercio a novembre, un conto è tenerlo chiuso nei giorni particolari in cui inizia lo shopping natalizio e si fa la metà del fatturato della stagione, e quindi uno deve anche contemperare l'esigenza della salute, e lo abbiamo fatto, e anzi chiedo a tutti i cittadini di esercitare con molta responsabilità la facoltà adesso di fare qualche cosina di più rispetto a ieri, perché si tratta di poter andare in quei negozi che fino a ieri erano chiusi e che oggi possono essere aperti. Non sono neanche un numero infinito di categorie, cioè non è che c'è questo impatto per cui passare da rossa ad arancione tutti ballano, no? Chissà che cosa succede, si aprono negozi di abbigliamento, le gioiellerie, le pelletterie, calzaturifici, insomma, poco altro, insomma, poche altre attività. Da mercoledì si ritorna a scuola nelle seconde e terze medie, stop, non si esce dal proprio comune se non per giustificato motivo, quindi non si fanno e non si devono fare assembramenti, ma neanche in zona gialla o verde si dovrebbero fare, quindi tutte le misure restano. Io prego ovviamente i cittadini di continuare a farlo, di rispettare le regole, i negozianti di farlo a maggior ragione, di farle rispettare nei loro esercizi, di dimostrare di meritarci questa responsabilità e questa libertà. E invito tutti i cittadini a partecipare a quello screening, ad aumentare la partecipazione e l'adesione volontaria. Stiamo proseguendo, oggi è stata fatta la conferenza stampa, c'era l'assessore con il direttore generale di Giosia a Teramo, quindi dalla prossima settimana si inizia, questa settimana, anzi in questo fine settimana si comincia anche in provincia di Teramo, quindi noi stiamo prima regione in Italia, dopo la provincia autonoma di Bolzano, prima regione d'Italia che sta facendo questo setaccio su tutto il territorio. E ripeto, sono dati che non abbiamo ancora caricato, ma insomma parliamo di 85.000 tamponi e 300 nuovi positivi. L'esito, diciamo, le scelte fatte poi sono dimostrabili anche in queste tabelle, voi vedete che da quando entriamo in arancione, poi entriamo in zona rossa, la curva continua a salire, ad alternare, si stabilizza e qua scende ormai dal 3, cioè negli ultimi giorni c'è una discesa chiara, cioè abbiamo raggiunto il culmine ed è iniziata l'inversione di tendenza. Ho subito inserito l'Abruzzo in zona rossa e questa accusa di non aver saputo fare i conti è francamente tra lo schizofrenico e il paranoico. Intanto viene da parte di chi è stato consultato da questa presidenza, dall'assessore, da tutti noi, perché io, se posso rimproverarmi una cosa, è di essere stato troppo democratico, perché con il parere del Comitato Tecnico Scientifico, tra sabato e domenica mattina, potevo prendere e fare subito l'ordinanza, senza ascoltare nessuno, senza chiedere consiglio, senza confrontarmi con le categorie, senza convocare i partiti, e avrei guadagnato 2 o 3 giorni di tempo ancora. E anzi, se la prossima volta, vista l'esperienza, capita una situazione simile, perché come apriamo, noi siamo pronti a chiudere, fosse anche Natale, fosse anche Capodanno, se i dati schizzano, se arriva un'onda d'urto difficile da sostenere, noi non abbiamo paura. Prendiamo e chiudiamo. Quando ho fatto le zone rosse in Valfino o nell'area Vestina, l'ho fatta contro il parere del governo. I ministri del Partito Democratico mi chiesero di non farla. Sono io che ho fatto la zona rossa, che ho chiuso con i carabinieri e con i blocchi stradali all'ingresso delle città quei comuni, alcuni anche per più di 3 settimane. Fino a che non sono ritornati, e il governo era contrario, lo ricordo, era contrario, perché all'epoca alle regioni non si dava questa possibilità, anche allora non si dava la possibilità alle regioni né di allentare né di restringere.
Il problema è che da quando è nata questa epidemia sono passate quattro fasi, una nella quale le regioni non potevano fare né l'una né l'altra cosa. Poi è iniziata la fase in cui potevamo adottare le misure restrittive, quindi le zone rosse puntuali nei comuni più colpiti. Poi è arrivata la fase in cui potevamo anche allentare, inizia la sarabanda delle riaperture, delle linee guida, dei protocolli. Poi si ritorna indietro e si toglie alle regioni di nuovo la facoltà di allentare e puoi solo restringere. Ma se restringi non entri nei decreti ristori e non ti pagano i danni economici che si creano. Quindi insomma pure il governo nei confronti delle regioni dovrebbe avere un'altra linearità. E ripeto, se io non avessi fatto subito l'ingresso in zona rossa, che non è stato un mio capriccio, ma è stato la presa d'atto di una situazione epidemiologica e sanitaria pericolosa e grave che abbiamo affrontato con determinazione e tempismo, punto. E se non lo avessi fatto, oggi non staremmo proprio parlando di rientrare in zona arancione in questo tra oggi e domani o dopodomani, ma staremmo parlando della prossima settimana e del rientro